Questo è uno dei tanti incontri che teniamo frequentemente qui al Museo dei Costumi del Molise. Il museo riteniamo non debba essere perlomeno un luogo soltanto un luogo polveroso di conservazione di memorie materiali. Il museo intanto è un luogo di conservazione delle memorie immateriali, quindi di tutto quello che è sotteso al costume, nel nostro caso, ovvero tutta la civiltà contadina, tutti gli usi e le tradizioni popolari, per cui il museo segue esattamente come i contadini e i pastori di un tempo, segue le stagioni, segue gli eventi, segue la cadenza religiosa delle festività durante l'anno e marca appunto con i suoi incontri questi periodi, questi temi legati sempre alla civiltà di un tempo, con grande successo di pubblico. Il pubblico ci segue in maniera molto oramai affezionati, diciamo, ai nostri incontri, proprio perché è bello ritrovarsi su qualche cosa che in fondo profondamente siamo. Il museo parla di noi, parla di una nostra radice profonda e questo è bello. Ciao amici di Molise Web TV, queste che stiamo vedendo sono le immagini dell'ultimo incontro che si è svolto al Museo del Costume Molisano di Isernia. Museo del costume di un tempo da poco passato, ma come ha detto la signora Vitullo in anteprima e vera animatrice dello stesso, è istituzione viva e pulsante, è istituzione che ci regala sempre una prospettiva nuova su argomenti antichi. O meglio, ci affascina con argomenti che trattano di storia di costume, di abitudini di un tempo da poco passato, ma che si riescono a vivere oggi con una intensità e voglia di migliorarsi che ogni volta stupisce, che ogni volta regala ai numerosi visitatori attimi e sensazioni da vivere appieno. Museo, come detto, non in celofanato e asettico, ma entità viva e pulsante che sa trovare nelle tradizioni e nella realtà di un tempo le corde e le motivazioni giuste, pregnanti, per vivere appieno i giorni contemporanei. Vivere oggi consapevoli di come si è arrivati a viverli è qualcosa allora che dà una consapevolezza del proprio tempo che non ha prezzo, che non si può quantizzare con un mero conto economico. Il senso di una vita vissuta appieno, ricca di basi spirituali e sentiti, sono il preludio di una vita contemporanea viva e vera, di una vita da vivere appieno nella sua valenza cristiana per chi crede, ma anche solo appiena di valori etici e morali che regalano pienezza di sentimenti e voglia di viverla appieno. Il Musec ci regala sempre argomenti attuali e veri, vivi, più che mai da valorizzare. In questo contesto, l'intervento di Don Massimo Mucillo, vicario episcopale della Basilica dell'Addolorata di Castelpetroso, ha illustrato aspetti particolari della simbologia della Madonna apparsa a Castelpetroso, inediti e significativi. Ringrazio, dicevo, la dottoressa Vitullo e il dottor Scarserra per l'invito che mi hanno rivolto. Per me è graditissimo questa sera di stare qui con voi, di vedere, di aver visto il bellissimo, direi stupendo lavoro che avete fatto di allestimento di questo museo che ci richiama alla tradizione, alla cultura del nostro territorio che amiamo così tanto e al quale facciamo bene a rimanere legati, perché molti dicono che il Molise non esiste e io con una battuta voglio dire: lasciate che non esista così come è adesso, perché siamo in grazia di Dio, insomma. È una battuta, evidentemente cerchiamo sempre di promuovere la nostra cultura, le nostre tradizioni e di ospitare anche quelle degli altri. Sono Don Massimo Mucillo, sono il rettore del Santuario della Addolorata di Castelpetroso. Abbiamo festeggiato qualche giorno fa, il 22 marzo,
i 130 anni dell'apparizione della Addolorata a Castelpetroso, e il tema che mi è stato assegnato questa sera nella relazione qui al MUSEC sulla Madonna Addolorata è proprio questo: il culto della Madonna Addolorata prima e dopo le apparizioni di Castelpetroso. Perché questo prima e questo dopo? Perché di fatto, per alcune motivazioni importanti, l'apparizione di Castelpetroso in qualche modo costituisce una evoluzione del culto della Addolorata, nota e amata dal popolo cristiano soprattutto per i riti del Venerdì Santo, quando tutta la popolazione, tutti i fedeli si stringono intorno a Maria per consolarla della perdita del figlio. Maria Castelpetroso si presenta in realtà come consolatrice, come segno di speranza che nasce proprio dal più profondo e dal più atroce dei dolori. Questo ha molto da dire al mondo attuale, alla sensibilità anche spirituale e culturale del tempo che viviamo, perché ciò che si cerca maggiormente è proprio questa risposta al dolore e al male che colpisce il mondo e che colpisce anche le nostre vite. Qual è il segno di speranza al quale dobbiamo guardare? Perciò Maria è importante nella considerazione, nel culto del popolo di Dio, perché invita sempre alla speranza e a guardare le vicende della nostra vita con la luce della resurrezione. Maria Giovanna de Bellona, studiosa di religiosità popolare, ha esposto e analizzato i canti di Rocca Mandolfi, che poi sono stati magistralmente declamati dalla professoressa Paola Mariano, e ha non poco entusiasmato tutti. Questa sera vi presenterò l'orazione del Venerdì Santo in dialetto popolare roccolano. L'orazione è molto particolare in quanto non esula totalmente dai racconti canonici che conosciamo del Vangelo circa gli ultimi istanti di Cristo che passa sulla terra. Si divide in quattro atti, in cui la prima parla della flagellazione che Gesù subisce prima di essere crocifisso, poi la via dolorosa, quindi il Calvario che lo porterà al luogo dell'esecuzione, quindi alla crocifissione, e il dialogo che ha con la madre, quindi Gesù che parla per l'ultima volta con sua madre. L'ultimo atto che conclude l'orazione è molto significativa, poiché ci sono caratteri in cui si vede la figura di Maria che è trascesa come una donna comune che subisce un lutto molto grave, in questo caso il lutto per la perdita del proprio figlio. Quindi Maria veste in tutta pienezza la sua umanità. La morte di Gesù, Maria, ci affanna. Cristo è flagellata la colonna, è flagellata da gente terianna. Giuda, caro tradetto, non ce ne sonna. Vido, Giovanni, per quando amore mi porta, va a vedere fui mie, se vivo o morto. Se vivo e morto, non lo trovo a rima, la via che siamo fatta rifacemo. Quando ci siamo in quella città, per la iettama una strigliata voce, e Cristo ci risponde dalla croce. Cristo, 33 anni aiuto spirte, a non trovare ora solo di conforto. Ma se questa morte gliela sapeva certa, lì via fa la Santa Luzia un all'urt. Oh figlio, figlio, tu vieni a rapri. Oh mamma, non ci posso venire. Questo incatenato che sette fune, che sette chiave mi hanno rinserrato. Lo schiaffo in bacio me lo hanno chiandato e tutta la faccia me l'hanno insanguinata. Oh mamma, da dove ci è venuta? L'avevo dato da come fosse portata. Oh figlio, e se lo fosse saputo, puzza e fondani sarei asseccata e l'avevo dato da acqua ti sarei apertata. Oh mamma, da donda ci è venuta? Una pezzolella mi fosse portata. Oh figli, lo fosse saputo, la mappa d'un capo mi sarebbe scarciata e una pezzolella ti sarebbe portata.
Oh, figlie, figlie, insegnami la via, per quale sentiere manai a io? Oh, mamma, mamma, e me ne da balle per sta fraggiarria, a dove stanno chi mastro in cortesia. Oh, mastre, ben padrone, che facete chi si chiova? E facetelo ben corto e ben sottile, che la carne del mio figlio hanno passa gentile. Risponde Giuda, una mezza voce, e facetelo ben lungo e ben quadrato, che ogni chiuva da passare una carne in acustata. Una vecchia singra catalana, nata di spietta ve ma fa Maria, nato quarto di chiume in bacce c'è da mette. Oh vecchia zingara che viene dall'Egitto, tu la maledizione la porta in piette, te puozza, non puozza trovare un'ora sola di fitte, puozza giria come giria lo sole, te puozza imbracciata come un melone. Maria, tutta nera se vestette, quando a Monte Calvario rovede morte, quale glune che è ammalata e ci mette all'uliette e pia medicina, tra coperte, lenzuola e cuscina. Ma tra Maria, ti te voglio adorare, che là che ti porta in paradiso, e in paradiso c'è qualunque porta, piena di razia e tutta di conforto. Amen. Stasera parleremo un po' degli altarini devozionali del Giovedì Santo. C'è da dire che nel Molise era molto sentita questa tradizione. In quasi tutte le famiglie, specie delle case dei paesi dell'Alto Molise, della zona matesina, venivano allestiti nelle case questi altarini che rappresentano un po' gli altari della deposizione. Nelle famiglie più umili erano fatti da elementi molto semplici. Quello caratterizzante era appunto il grano, i germogli di grano che venivano messi a germogliare 15 giorni prima del Giovedì Santo e venivano messi sotto i secchioni, il termine dialettale, per far sì che il colore del grano non diventasse verde, bensì rimanesse chiaro, quindi simbolo della purezza, simbolo del seme che viene interrato e germoglia, quindi la resurrezione. Infine, Maria Cristina Salvatore, esperta di tradizioni popolari, ha fatto una carrellata su quelle che sono le manifestazioni popolari legate appunto al rito processionale del Venerdì Santo e delle processioni in generale, nel cercare di compenetrare le tradizioni nella sua nascita e trasformazione, come manifestazioni vive, pulsanti di una società, di un popolo. Buonasera a tutti. E niente, è fuori di dubbio che ogni manifestazione di matrice religiosa sia allo stesso tempo una manifestazione di fede, ma è anche manifestazione del senso di appartenenza di una comunità, perché questi eventi hanno sempre una forte valenza sociale. In tutte le religioni, infatti, la più antica forma di culto pubblico era rappresentata dal pellegrinaggio, che poi trovava la sua semplificazione proprio nella processione. Processione che, oltre a implorare la pietà di Dio di un santo, oppure invocare la sua intercessione, a ringraziarlo per qualche grazia ricevuta, appunto, rappresentava anche il bisogno naturale di condividere con gli altri i propri sentimenti, no? di le proprie preoccupazioni, la propria fede. E le processioni durante il loro svolgimento hanno, accanto ai loro significati più intimamente religiosi, anche manifestazioni esteriori. Questo in tutte le religioni, che si possono manifestare attraverso canti, attraverso danze, gesti ritmici, oppure indossando vesti uniformi. Incontri di questo tipo regalano a tutti gli intervenuti nuovi stimoli di ricerca, appagamento di quel senso di ricerca personale che è insito nella natura stessa umana, per una presa di coscienza sempre più cercata e voluta da tutti. Grazie a tutti che con passione e attenta disponibilità cercano in questo modo di portare avanti un discorso più aperto
e realizzare il connubio e voglia di dialogo tra istituzioni e fruitori delle stesse. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.